Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come di consueto alla rubrica Caffè Mercati. Un saluto come sempre da Riccardo Zagos. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato ieri al webinar del lunedì, l'abbiamo appena pubblicato, quindi potete riguardarvelo qui per chi non ha potuto seguirlo in diretta. Bene, andiamo avanti e scorriamo il calendario eventi. Oggi nessun evento in particolare, però domani attenzione perché come ogni mercoledì abbiamo il trading live in mia compagnia, domani dalle ore 16 alle ore 17, sempre domani alle ore 18 invece Money Never Sleep, il denaro non dorme mai. Vi do un'anticipazione, si parlerà di coronavirus. Ovviamente il relatore è Luca Di Scacciati. Andiamo avanti però perché dobbiamo assolutamente aggiornare i nostri strumenti, le posizioni che abbiamo in portafoglio e anche le nuove opportunità. Partiamo con Eurofranco. Ne abbiamo parlato ieri al webinar del lunedì, ma è giusto ripeterlo anche in mattinata. Attenzione perché il franco svizzero si sta apprezzando ormai da diverso tempo, ogni ritracciamento a mio avviso è buono per posizionarsi al ribasso. Ieri abbiamo individuato alcuni punti interessanti, per esempio abbiamo individuato il punto di 1.0756, 1.0076 praticamente. Ecco, questa è una zona che potrebbe essere molto interessante da sfruttare per un posizionamento al ribasso. Incredibile ancora la percentuale dei trader che è posizionata al rialzo, ovviamente dei trader retail, perché i trader istituzionali invece sono posizionati al ribasso, ma questo poi lo vedrete alla seconda lezione del corso sulle big banks insieme a Luca Di Scacciati. È ancora in promozione a 499 euro. Bene, torniamo qui sui grafici perché dopo dobbiamo parlare anche di DAX che sta scendendo con forza. Ci sono ovviamente delle tensioni per questo coronavirus, però io penso che i prezzi possano continuare a salire. Il trend è ben definito, ovviamente bisogna fare molta attenzione perché si inizia a scendere e rompe questo supporto, poi potrebbe continuare a scendere ulteriormente. Io direi che un long da 13.000 ci sta tutto, con stop molto stretto, stop alla chiusura dei prezzi al di sotto del livello di 12.880. Questo è un trade che porterò avanti sul DAX. Continuiamo però perché Beyond sta attaccando nuovamente questa zona di massimi. Attenzione ad aprire operazioni al rialzo. Per quale motivo? Perché questa non è solo una zona tecnica molto interessante che quindi potrebbe funzionare da resistenza per i prezzi, ma anche qui troviamo un'alta densità volumetrica. Attenzione a questo punto perché non sarà semplice da superare. Poi io spero che venga superato perché sono azionista di questo titolo, però in ottica di breve termine valuterei anche uno short da 132,50 con stop ovviamente molto stretto sopra i massimi, però insomma lo valuteremo poi nel gruppo Traders Club. Andiamo avanti e concludiamo poi questa videoanalisi. Abbiamo parlato di un titolo ma voglio parlare anche di Tesla. Siamo entrati short proprio, long da 547, sta andando bene per il momento, stop molto stretto, target zona 590. Vi ricordo che se tradate con Kimura Trading, se fate questo tipo di trade su quindi time frame bassi, quindi trade di breve termine, non ci sono commissioni da pagare, c'è solo lo spread, veramente molto molto interessante. Continuiamo e chiudiamo il tutto con che cosa? Con Bitcoin che è salito con forza, ha raggiunto i massimi precedenti in area 9000, molto bene. Noi siamo long da 8600, lasciamo correre questa posizione. Nel breve termine qual è il target su Bitcoin? Il target su Bitcoin è a 9800, punto molto molto importante che funzionerà probabilmente da resistenza, però insomma questo lo vedremo successivamente. Io con questo ho concluso, non abbiamo affrontato molto le valute quest'oggi, ma lo farò sul sito investire.biz anche con l'aggiornamento di trading con il CMACU di quest'oggi. Con questo io ho concluso, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.